Bella a tutti, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un paio di sneakers veramente particolari che mi stanno particolarmente a cuore, poiché sono le sneakers della mia infanzia, di quando ero ragazzino. Pensate che le ho ritrovate solo la settimana scorsa in una scatola che non era neanche la sua originale, era una scatola di cartone marrone così normale nella mia cantina. Dunque un ritrovamento completamente a caso, completamente random, che mi ha veramente riempito il cuore di gioia, anche perché adesso ve le potrò mostrare in questo video. Ecco qua la scatola, in cui adesso vi farò questo revealing, possiamo dire, come Nike per Off-White. E eccole qua. Si tratta delle Air Max Plus, anche dette TN o Tuned, data la tecnologia che era stata impiegata su queste sneakers della Nike, ma tutti, e penso la maggior parte anche di voi, le conoscono da un soprannome del tutto italiano, ovvero le Squalo. Perché Squalo? E già quando le comprai io, appunto 10 anni fa, questo è un modello del 2007, questa colorway, che veramente me ne innamorai subito da ragazzino. Squalo perché ci sono tutte queste striature, ok, praticamente in gomma sulla tomaia di tessuto, che sembrano appunto le branchie sui lati di uno squalo, del predatore dei mari. Queste sono scarpe che appunto hanno oramai 10 anni e calcolate che la suola era ridotta parecchio male, però per questo video l'ho fatta riverniciare, ricolorare a un mio amico. Dopo le vedremo più da vicino anche come è avvenuta questa ricolorazione della suola. Comunque sia, come vedete anche voi, ha il tipico gradiente che si trova su molte delle TN, delle Squalo, e i due gradienti diciamo più famosi, che mi pare fossero anche le prime colorway con questa rilasciata, questa scarpa, che è stata vista per la prima volta nei negozi nel 1998, pensate. I primi gradienti sono quelli Tiger Orange e quello Hyper Blue, che sono altri due gradienti appunto più famosi, ve li ho messi anche qua vicino. Infatti una delle particolarità più fighe delle TN, delle Squalo, è che praticamente ogni scarpa, almeno per le prime release, aveva questa colorazione della tomaia a gradiente con queste sfumature di colore. Qua si passa dall'arancio, poi vedete c'è una sfumatura che tende al viola, questo fucsia, e poi sulla punta si ritorna a un bianco, che è lo stesso che ritroviamo sulla suola e all'interno della scarpa. Questa colorway da ragazzino mi ha fatto impazzire proprio perché era folle, tutti questi colori abbaglianti, veramente anni 90, primi anni 2000 come colorway. In più qua c'è stato tutto questo particolare che fa somigliare la texture, questi colori rosa e argento, come a delle squame di un pesce. Veramente, veramente figa, adesso vedremo meglio anche da vicino questo particolare. Poi adesso un minimo di storia vi racconto. Appunto queste scarpe uscirono nel 98 utilizzando questa tecnologia, prendendo un'evoluzione dell'Air Max, un'evoluzione della tecnologia Air Max, ovvero il Tuned Air. Il Tuned Air è una tecnologia sviluppata da Nike che si basa su due emisferi di polimero opposti che praticamente mentre si cammina o mentre si corre, infatti se non sbaglio questa scarpa era addirittura nata come scarpa da corsa, scarpa da running. Allucinante pensarci adesso che possa essere una scarpa per andarci a correre. Comunque sia, appunto, due emisferi opposti di polimeri che quando si usa, quando si indossano e si cammina o si corre, rimbalzano l'uno contro l'altro, in questo modo assorbendo lo shock e gli urti. E appunto, poi parlando della storia, soprattutto del design, queste sneakers, le Squalo, vennero disegnate nel 1998 dal designer di Nike, Sean McDowell. Lui a quel tempo si era trasferito in Florida e diciamo che tutto il design di queste Squalo, delle TN, scaturì proprio dall'osservazione delle coste in Florida e più precisamente attorno a Miami. Infatti, come lui ha raccontato in più interviste, cioè il fatto che queste vengano chiamate Squalo è completamente sbagliato in realtà, perché lui per queste scarpe si ispirò a, pensate un po', a una balena. Infatti se vedete qui, non so se lo notate, adesso questo è bianco su bianco, ma ad esempio se adesso vi metto in sovraimpressione il design, lo sketch che fece Sean come primo design, prima prova del TN, questa parte qua, ok, fra i due pezzi di suola, che potremmo chiamare il ponte, è ispirato alla coda di una balena che esce dall'acqua dell'oceano. Infatti lui appunto si ispirò a una balena. Stessa cosa con le striature, che erano sempre ispirate da una balena, ovvero dai fanoni, i denti della balena, anche se in realtà non sono denti, comunque sia, i fanoni di una balena. Quindi in realtà se le dovremmo chiamare Nike Balena invece che Nike Squalo,
però ovviamente suona molto più figo squalo, e oramai è anche un fatto di sneaker culture, di cultura italiana, chiamarle appunto squalo. Adesso però che facciamo? Vediamole un po' più da vicino, così vi mostro i dettagli e anche di come sono state riverniciate per renderle come nuove, o quasi. Eccoci qua, incontro ravvicinato con le TN in questa colorway che ho cercato parecchio su internet ma non ho trovato il nome. Comunque sia caratterizzata da tre tonalità di colore: l'arancione, il viola, questo color fucsia, e il bianco. In più lo swoosh, come vedete qui, e anche il logo TN che troviamo sulla linguetta è arricchito da questo colore verde. Qua il lavoro che è stato svolto sulla suola è stato fatto nel miglior modo possibile utilizzando colori Angelus e Pro Marker Pantone, quindi dei pennarelli Pantone. Vedete anche le aree danneggiate sono state cercate di essere rinnovate più possibile, la cosiddetta Soul Restoration. Ecco qua al sotto la tipica suola delle TN con questo design un po' assurdo. Altro dettaglio, lo swoosh, e qui le cosiddette squame, come vi dicevo prima, che ricoprono sia i lati, la parte più bassa vicino alla suola, sia il tallone. Qua tutte le branchie dello squalo che vanno dal retro fino al davanti. Per avere 10 anni direi che sono messe benissimo, evidentemente me ne curavo un sacco quando le mettevo da ragazzino, sinceramente non mi ricordo quanto le ho indossate e dove ci andassi, decisamente non a giocare a pallone perché sennò l'avrei devastate. Abbiamo visto anche la soletta all'interno che è arancione, ed eccole tutte e due una accanto all'altra. I lacci sono i tipici lacci ciccioni delle TN che di solito venivano portati slacciati. Ora che l'avete vista anche più da vicino in questo segmento video zoomato, potremmo dire, fatemi sapere che ne pensate sia della scarpa sia della colorway, questa del 2007 che poi tra l'altro non ho più mai riprovato da nessuna parte, mai più visto neanche su internet o su eBay. E inoltre fatemi sapere che ne pensate del lavoro di Soul Restoration, così come lo dicono gli americani, che è stato eseguito sulla suola per farlo tornare al suo bianco originale. Che dire d'altro, mi sento veramente fomentato ad averle ritrovate, perché adesso le potrò anche indossare di nuovo. Penso che mi staranno un po' strette perché nel frattempo comunque il piede mi è cresciuto un minimo, e comunque sia spero anche di potervi portare un outfit sul mio Instagram, quindi rimanete aggiornati, in cui includo queste scarpe. Dunque spero che questo video vi sia piaciuto anche per quanto riguarda la storia delle scarpe e da dove proviene il loro design. Fatemi sapere se volete altri video come questi in cui vi racconto sneakers del passato. Da Federico per oggi è tutto, mi raccomando lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e condividete il video con altri fan se ne avete tra i vostri amici delle Nike Squalo. Poi lasciate un follow sul mio Instagram, ho lasciato il link sia in descrizione che nel commento pinnato, e date anche un'occhiata al mio store online, lo store Big Cartel, che trovate linkato sempre qua sotto in descrizione al video e anche nel commento pinnato. Infine per oggi è tutto, da Federico, ci becchiamo le prossime volte sempre qui sul mio canale, e bella a tutti!